Visita del Presidente del Consiglio Luigi Di Maio a Campobasso, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha voluto proprio in questa circostanza rendere omaggio all'unico sindaco a 5 Stelle che è riuscito nella recente tornata elettorale a conquistare la fascia di primo cittadino in un comune capoluogo di regione. Sono veramente contento di poter essere qui a Campobasso oggi, tra l'altro a poche settimane dall'insediamento del nuovo sindaco del Movimento 5 Stelle. Questa era una promessa che volevo mantenere, di partecipare a questo momento storico dei misteri qui a Campobasso, ed è anche un'occasione per rinnovare il nostro obiettivo numero uno qui a Campobasso, come in tutto il Molise, come in tutte le regioni in difficoltà: lavoro. Noi dobbiamo investire molto di più sul lavoro, abbiamo 87 miliardi di euro bloccati di investimento in tutta Italia, li stiamo mappando, li sbloccheremo anche con l'aiuto di sindaci che hanno a cuore il destino di queste città, dei nostri comuni, come dei presidenti regione che hanno a cuore la voglia di poter fare bene a capo di una regione. Ci sono 87 miliardi di euro bloccati di investimenti, sbloccarli significa nuovi cantieri, nuovo lavoro, strade più sicure, scuole più sicure e infrastrutture per regioni che hanno un decimo delle infrastrutture di altre regioni d'Italia, come questa qui. Di Maio non ha perso l'occasione per dare una stilettata a Matteo Salvini sulle questioni generali che riguardano il governo nazionale. La Lega ha vinto le elezioni europee e tocca alla Lega indicare dove reperire le risorse per la flat tax, ha detto. Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina. Il tema è che ancora non conosco quali siano le coperture della flat tax, e questo credo che sia una responsabilità e un onere della Lega che ha vinto le elezioni europee, ed è giusto che avanzi la proposta economica. Per tutto il resto io sì, sono preoccupato per la procedura di infrazione, ma sono anche fiducioso del fatto che si possa evitare questa procedura di infrazione, e la possiamo evitare perché l'Italia può pretendere molto di più a quei tavoli. Certo, per pretendere di più a quei tavoli dobbiamo essere uniti qui in Italia, come forze politiche e dentro le forze politiche, perché ogni volta che si prova a scrivere una legge di bilancio a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi a mezzo stampa, o allo stesso tempo che si prova a minare una forza politica con dichiarazioni, post, libri, l'unica cosa che si fa è indebolire il governo di una delle prime 7 potenze al mondo.